Grazie, saluto prima di tutto le autorità qui presenti, quindi l'intendente Daniele Mauro, gli faccio anche i complimenti per la recente elezione, quindi complimenti. Qui c'è la presidente di Cavour, Marcela, c'è qui Aleandra che rappresenta la FAPA e anche la società italiana, quindi grazie per il tuo lavoro, e Don Daniele anche per la sua presenza alla parrocchia. E tutte le autorità qui presenti, i presidenti o quanti sono qui presenti, cittadini, concittadini di Las Varillas, un caro saluto a tutti. E ringrazio anche i cittadini di Cavour che insieme con me sono qui presenti, quindi la mia famiglia, grazie a tutti, e gli amici, la famiglia di amici, i vari rappresentanti, ci sono vari presidenti anche di società di Cavour, di volontari, tutti quanti, insomma, grazie a voi che mi avete accompagnato per questo momento importante dei 25 anni del gemellaggio. Siamo quindi onorati di poter far parte di questo momento storico tra le nostre città. Chiaramente questo viaggio che stiamo facendo qui in Argentina è molto bello, però voglio dire, ricordare, sottolineare che non è solo un viaggio, anche se è importante perché siamo dall'altra parte del mondo, di tanti chilometri ci separano. E non è neanche solo una visita dell'Argentina, che l'Argentina è un paese molto bello, una bella nazione. Però prima di tutto, crediamo, insomma, noi che siamo qui oggi, che sia un incontro di persone, quindi persone di emozioni, di sentimenti. Questa è la cosa più importante che ci tocca in questo momento, perché nelle persone che vivono qui, molte persone che vivono qui in Argentina, soprattutto in questa parte dell'Argentina, c'è un sangue che ha le radici piemontesi, ha le radici italiane, e questo ci tiene estremamente molto 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 legati insieme. Per cui è nostro compito, noi che rappresentiamo le istituzioni, ricordare a tutti che c'è questo legame importante, perché 100-150 anni fa i fratelli dei nostri nonni o i nostri bisnonni sono partiti dall'Italia senza niente. Sono arrivati qua in Argentina, hanno trovato una terra dove lavorare e sono stati accolti in questa nazione. Quindi questo è un legame molto forte che non va dimenticato, bisogna fare memoria, perché un popolo deve ricordare la propria storia, e la ricchezza di un popolo sta proprio nella storia. Quindi questo è il dovere importante di noi, ricordare queste radici nostre. È importante anche costruire e guardare avanti, quindi trasmettere questo senso di legame alle nuove generazioni. Siamo fratelli di sangue, fratelli e sorelle di sangue, quindi abbiamo già un rapporto avvantaggiato. Quindi da qui bisogna partire proprio per cercare di costruire qualcosa insieme, per incrementare se possibile lo scambio culturale, ma anche di professionale, di lavoro e delle aziende. Quindi noi siamo veramente felici di poter vivere e toccare con mano. Molti di noi, alcuni sono già venuti più volte in Argentina e ce lo dicevano, ce lo dicevi tu Alessandro quando sei stata su, che era bello, vedete le emozioni che si provano, ed è proprio vero, non devo dire che è proprio così. C'è una grande e bella accoglienza, di questo ve ne siamo veramente grati. Un piccolo saluto in spagnolo. Allora, stiamo muy contentos de estar aquí con vosotros. Todo Cavour está contento conmigo. Renovamos el espíritu de hermandad y de amistad entre nuestras comunidades y le agradecemos la hospitalidad recibida estos días entre ustedes. Gracias a todos y un abrazo a todos. Intendente, al síndaco de Cavour, a la asociación acá italiana que nos han invitado a participar de este hermoso acto. Les comento un poco, Cavour es un pueblo muy chiquitito, una aldea pícola, de 400 habitantes, pero de un corazón muy
grande. Y les comento también que en el año 1994 se hizo un general, una hermandad con Cavour de Italia. En ese momento estaba mi papá como presidente comunal. Va a ser 30 años ahora el 22 de mayo del año que viene. Así que bueno, es una alegría muy grande poder estar acá, poder volver a intercambiar estos lazos, decirle que nuestro pueblo está abierto para que ustedes puedan ir, los invitamos a todos y poder mantener esos lazos de hermandad que tanto necesitamos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación.